Pessano con Bornago, quella alle mie spalle è il centro Santa Maria del Castello, che è uno dei centri principali della Fondazione Dognocchi nell'area del Milanese, e anche Pessano con Bornago va a rinnovare il Consiglio Comunale e anche la figura del sindaco. E qui con me c'è il candidato sindaco Giordano Mazzurana della lista Governa il Futuro Mazzurana Sindaco. Giordano, come nasce la tua candidatura? Sì, nasce innanzitutto dalla presa di coscienza di tutte le forze del centro-sinistra che hanno governato durante questi anni di aver realizzato in toto il programma del quinquennio che sta per scadere, e questo ha portato alla convinzione che il candidato dovesse emergere dall'esperienza che era stata condotta in Consiglio Comunale. Soprattutto poi abbiamo alla proposta sul mio nome sono state praticamente convergenti le posizioni di tutte le altre forze politiche che hanno trovato in me un punto di sintesi e che io sento di dover ringraziare, perché con loro abbiamo potuto poi portare un programma anche per i prossimi anni di grande importanza per Pessano con Bornago, e perché questa comunità possa conservare i suoi caratteri di tradizione e di innovazione. Ecco, si diceva di un consiglio comunale, anzi una maggioranza uscente che ha espresso la candidatura di Giordano Mazzurana. Giordano, a questo punto ti chiedo quali secondo te i punti qualificanti dell'amministrazione che va ora a scadenza? Allora, sono state fatte cose importanti, soprattutto per l'ambiente. Si è portato a termine l'allacciamento al collettore che evita così lo sversamento delle acque nere all'interno del torrente Molgora. Questa è un'importante attività di carattere ambientale che ha praticamente fatto in modo che questo torrente possa tornare a vivere e vedere delle forme di vita al suo interno, cosa che pensavamo trattarsi di una favola, ma che è invece constatabile dopo questo intervento importante. Ulteriore fatto importante per noi è l'aver conservato, attraverso il rigore dei conti impostoci dal patto di stabilità, ma fatto attraverso una gestione molto oculata delle risorse, di una dotazione di servizi sociali importanti, una dotazione di servizi sociali che non sono stati tagliati nonostante vi siano stati importanti tagli su fronti di istituzioni superiori come la Regione, dove hanno in pratica tagliato fondi per la non autosufficienza, per la famiglia, che hanno costretto ai piani di zona un ridimensionamento. Ecco, noi siamo intervenuti anche dando continuità a quello che lo Stato non è riuscito a fare. In particolar modo abbiamo sostenuto le insegnanti di sostegno nella nostra scuola. Diamo un'occhiata adesso, Giordano, invece a qualche punto programmatico per la prossima amministrazione che qualifica appunto la tua candidatura. Una delle cose importanti che faremo sarà sempre la cura dell'ambiente, che abbiamo realizzato anche attraverso la sistemazione di una ex cava, la cui bonifica è stata totalmente supportata dal privato, dal proprietario dell'area. Ecco, su lì realizzeremo la cittadella dell'energia, quindi un parco fotovoltaico per fare in modo che la nostra comunità possa dotarsi di una forma di energia pulita, di una forma di energia economica e una forma di energia moderna. Questo potrà essere ulteriormente incrementato attraverso la convenzione che realizzeremo con chi si occuperà di impiantare questa centrale, per fare in modo che anche gli edifici pubblici, quindi la sala consiliare, le scuole di ogni ordine e grado, la biblioteca, la limonaia, possano essere dotate di questi pannelli fotovoltaici, e quindi dare modo alla bolletta energetica comunale di scendere, e scendere significativamente. Altra cosa importante per noi sono le infrastrutture, che sono quelle in particolar modo delle ciclopedonali. Sono importanti infrastrutture che ci consentono di attraversare il nostro territorio in sicurezza, quindi da nord a sud e da est a ovest. L'abbiamo realizzata in direzione di Carugate all'inizio della legislatura che sta per scadere, realizzeremo un'ulteriore opera in direzione di Gessate, realizzeremo ulteriori ciclopedonali lungo il perimetro del parco della Fondazione Dognocchi. Ulteriore importante opera che realizzeremo sarà il raddoppio del parco Prinetti, un parco storico. Ulteriore importante attività che svolgeremo sarà la dotazione di un fondo di 250.000 euro nel quinquennio, quindi per affiancare quelle famiglie che sono state colpite da mobilità o cassa integrazione. Saranno date la possibilità alle famiglie meno abbienti di un sostegno per l'affitto,
e sarà dato un contributo per l'acquisto della prima casa in edilizia convenzionata attraverso uno sgravio degli oneri di urbanizzazione. Da ultimo ci sarà un ulteriore provvedimento che modificherà il regolamento attuale dell'ICI, che praticamente toglierà il pagamento dell'ICI per chi la offre in comodato gratuito a familiari. Queste sono tra le cose che indichiamo come importanti, ma non solo, per cui invitiamo tutti a leggere il programma che abbiamo recapitato ad ogni casella per potersi rendere conto dell'ampiezza, della profondità e della bontà delle cose che andremo a fare. Dal programma ho visto un'attenzione anche verso il recupero degli edifici storici del paese. Sì, è una delle nostre priorità, è una delle cose che ci apprestiamo a fare attraverso una recupero della villa ex Longhi, dove ha sede la nostra biblioteca, che sarà ulteriormente ampliata, e lì saranno dati nuovi servizi bibliotecari, nuovi servizi educativi. Un ulteriore ampliamento del patrimonio avverrà con il recupero dell'ala nord dell'edificio ex Else, dove ha sede la sala del Consiglio Comunale. Ecco, lì troveremo ulteriori metri quadri da dedicare ai servizi artistici, ai servizi per lo svolgimento delle attività musicali, per le attività di diversa natura che già sono ospitate all'interno di questo edificio. Non posso dimenticare però un'ultima cosa ed importante, ultima in ordine di tempo, ma certamente non ultima per importanza, è la costruzione della nuova scuola. La nuova scuola che comincerà attraverso un edificio composto di 4 aule polivalenti e polifunzionali a sostituire l'attuale edificio, che progressivamente negli anni verrà completamente rimosso e sarà sostituito dal nuovo plesso, che andrà a formare una scuola moderna, una scuola all'altezza dei tempi, una scuola dove insegnanti, famiglie e ragazzi potranno apprendere con maggiori risultati, con maggiore soddisfazione. Grazie allora Giordano Mazzurana, e per chi voterà a Pessano con Bornago avete visto un programma molto articolato, un programma di continuità rispetto all'attuale amministrazione, quindi un voto ben speso quello per Giordano Mazzurana alle prossime elezioni amministrative.